Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e buongiorno ragazzi, buona domenica, come la va ragazzi? Oggi giornata veramente importantissima per quello che riguarda Fortnite, video importantissimo, giornata eccezionale. Vi ricordo, questa sera alle ore 18 ci sarà l'evento tanto atteso, di cui ne parleremo ovviamente in questo video insieme ad altri segreti scoperti dai miei leakers, i ragazzi che lavorano con me per cercare le news da dare proprio a voi, e infatti vedremo un pochettino quello che potrebbe succedere delle skin che sono state trovate nei file di gioco e dei codici veramente incredibili che includeranno anche una nuova modalità a tempo limitato. Quindi mi raccomando ragazzi, se vi piacciono i miei video delle news o se mi volete supportare, un bel pollicione in su, mi raccomando, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun video di Fortnite. Voglio farvi la domanda ragazzi, prima di partire, ed è una domanda semplicissima. Volete o pensate che tornerà la Gold Trooper prima del 6 novembre, giorno di chiusura del Fortnite Nightmares? Scrivetemelo qui sotto ragazzi, voglio sapere quello che ne pensate. Quindi ragazzi, andiamo subito e parliamo di tutte le novità che vedremo sia nel corso della giornata che nel futuro di Fortnite, e vi porto subito ad una bella immagine ragazzi. State pronti? Mi tengo sgadagagangal! Questa ragazzi... Dai Xuder, dai, ancora i codici! Sì, sono i codici ragazzi, questa ragazzi è un'immagine come vedete che riprende le cartelle del gioco del Battle Royale di Fortnite, e se notate bene nella sottocartella delle playlists, loro le chiamano playlist, noi le chiamiamo modalità a tempo limitato, è stata aggiunta una nuova sottocartella che si chiama GG Weapons, e non vuol dire GG come good game, ma vuol dire guns game, quindi potrebbe essere la nuova modalità solo pistole in Fortnite ragazzi, una modalità molto interessante considerando anche il grande numero di pistole che è presente nel gioco, la silenziata, la normale, la revolver che non si sa se rimanga o non rimanga, la Deagle, le doppie pistole le hanno tolte. Quindi ragazzi, una nuova modalità ci potrebbe stare, ma potrebbe anche essere l'inizio della modalità che vi avevo già detto quest'estate, quindi si comincia con una pistola, il primo che fa la kill con la pistola automaticamente ha la possibilità di avere, per dire, una mitraglia. Fai la kill con la mitraglia, prendi il mitra, fai la kill col mitra, prendi il fucile a pompa, e chi arriva all'ultima arma, che di solito è la più difficile con cui killare, vince il game, e ci starebbe davvero tantissimo come nuova modalità di Fortnite. Ma andiamo avanti ragazzi, perché le news ovviamente non sono finite. Guardate ragazzi, guardate qua, questa è un'immagine recuperata direttamente nel codice sorgente del gioco che mostra l'effetto che accadrà in teoria questa sera alla distruzione del cubo. Non è ancora sicuro, ma è praticamente certo che il cubo si distruggerà, ma vi farò vedere una nuova ipotesi più avanti nel video. Questa ragazzi, come vedete, se andiamo a leggere la stringa di codice, nella parte finale parla ancora di butterfly, quindi ragazzi di farfalle. Ste farfalle dobbiamo capire che cosa faranno, anche perché potrebbe esserci una connessione ragazzi tra gli oggetti che stanno iniziando a fluttuare nella mappa, al motel, al rifugio, ai vichinghi. Ci sono un botto, comodini che vanno in giro, tavoli e letti sospesi, sicuramente qualcosa che avrà a che fare o con l'evento del cubo o con la season numero 7 ragazzi. Abbiamo un'altra immagine addirittura, che questa invece dovrebbe essere tratta credo da un film, quindi molto molto simile. Choose Weasley,
Io non lo so, vi propongo quello che mi propongono ed è molto simile come potrebbe, come vedete hanno due parti, no? La parte rossa e la parte bianca. Indicativamente se noi le immaginiamo come la parte viola e la parte blu e le rapportiamo a Fortnite, parte malvagia, parte buona ragazzi, quindi potrebbe essere necessario fra poco prendere una scelta ragazzi, non lo sappiamo, sappiamo sicuramente che ci sarà veramente tanta roba interessante per quello che riguarda la season 7 con ovviamente la trama che sicuramente metterà al centro la contrapposizione delle forze del bene e del male ragazzi, ma andiamo avanti perché le novità ovviamente non sono finite ragazzi e badabam, questo ragazzi è un, come si dice, un'immagine, penso che non sia, penso che sia un concept, ma cosa voglio dirvi ragazzi, in realtà è stata trovata, sono state trovate delle immagini molto particolari relative a Loot Lake, come vedete ragazzi quella che vi sto mostrando in questo momento è il nostro Loot Lake come lo conosciamo adesso, quindi con il vortice, il bacino bucato in mezzo e non si vede l'isola qua ragazzi, non sappiamo perché. Ci viene proposta una seconda immagine, ragazzi. Questo è come dovrebbe diventare, secondo questo utente, il nuovo bacino bucato. Non è il primo su internet che parla di questa immagine, quindi è molto probabile che si vedrà qualcosa di simile a quello che state vedendo adesso e come vedete ragazzi sembra che siano emerse addirittura delle nuove terre dal Loot Lake e ci sono un sacco di isolotti, ci può anche stare ragazzi, non è male perché io ci ho già in mente che secondo me se cominciano a mettere dentro gli isolotti in uno spazio limitato come quello che è Loot Lake. Io non ve l'ho detto quest'estate perché non ve l'ho detto, perché mi sembrava una cagata. Ma noi ragazzi, il Fabione, quest'estate a giugno aveva trovato l'immagine di una moto d'acqua in Fortnite. Non dico più niente, non dico più niente. Andiamo avanti ragazzi con un'altra, questa è una roba allucinante raga. Se è vero che abbiamo appena visto quelle immagini relative a Loot Lake, è altrettanto vero che questi codici sono stati presi direttamente dal codice sorgente di sempre i codici Xtuder, sempre, questi sono importanti però. Guardate ragazzi, molto velocemente, come vedete sono evidenziate delle parole, la parola drain. Cosa vuol dire drain? Intendetelo come prosciugamento, quindi ragazzi drain active, drain level, enable cube draining, quindi ragazzi potrebbe invece essere vera la teoria che Loot Lake scomparirà ragazzi, magari erano solo delle prove che avevano fatto, magari non succede niente, ma questi sono codici ufficiali presi dal codice sorgente e io adesso vi faccio vedere un'immagine, ma qua voglio i like raga, qua voglio i like per me, per il mio gruppo di leakers che ringrazio ancora ragazzi, guardate che cosa è stato trovato, potrebbe essere un concept, ma se fosse un concept è fatto veramente veramente bene ragazzi, bazinga, guarda qua questo ragazzi, potrebbe essere un concept ma sembrerebbe un futuro Loot Lake. Come vedete ragazzi c'è il cubo, non c'è l'acqua, non c'è più il dislivello del mare, non lo so, è fatto benissimo, se anche fosse solo un concept è fatto benissimo, io non lo so ragazzi, è allucinante da vedere perché è incredibile, ma secondo me questo Loot Lake qualche modifica ce l'avrà o direttamente da stasera o comunque nelle ultime settimane, anche perché ragazzi oramai, siamo arrivati praticamente quasi alla fine della stagione 6, quindi cominciamo a guardarci bene in giro e vediamo se c'è già qualcosa per quello che riguarda la season 7 ragazzi, tanta tanta roba. Beh ragazzi, io direi che per oggi
mi fermo qua, non voglio dilungarmi ulteriormente. Domani parleremo invece delle skin che sono state scoperte, molto molto interessanti, non c'è fretta di dirvelo ragazzi, non preoccupatevi. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando un super pollicione in su, iscrivetevi in tantissimi al canale e attivate la campanella. Noi ci vediamo presto, ciao, anzi c'è la live fra un'ora, ciao.